Grazie Senatore Esposito per l'opportunità di essere qui a parlarvi, soprattutto di essere qui insieme al Professor Venter, che è un onore veramente. Ormai, come ha detto il Professor Venter, noi lavoriamo insieme, abbiamo collaborato da 15 anni. La cosa che ho ammirato sempre in lui è che ha questa visione e capisce le cose che sono impossibili adesso, ma che diventeranno possibili tra un po', prima di tutti, e dice farò questo, e tutti dicono no, non lo farai mai, non ci crediamo, e lui riesce a smentirli sempre. E quindi questa è la sua grande capacità. E io sono un ricercatore italiano, ho messo qui un po' la mia storia, sono italiano faccio ricercatore in Italia perché in Italia c'è una grande tradizione. A Siena c'era un istituto fondato da un imprenditore nel 1904, si chiamava Achille Sclavo, ha fondato una ditta che ha fatto i vaccini per l'Italia per un secolo. Questa ditta poi funzionava bene, già negli anni 60 ha attratto cervelli internazionali, ha attratto Albert Sabin, che venne in Italia a sviluppare il suo vaccino contro la poliomielite. Questo dette un po' di successo economico, così nel 1970 decisero di mettere su un centro ricerca, e quello fu la cosa vincente, perché incominciarono a investire nel futuro e quel centro ricerca ha cominciato a pagare 20 anni dopo. Nell'80 siamo diventati parte del gruppo Eni, ormai c'ero io. L'avventura Eni non è andata bene, purtroppo, quindi nel 90 ci siamo trovati in grossissime difficoltà economiche. Questo gioiello italiano in qualche modo è stato svenduto e io mi sono trovato in grossa difficoltà, costretto quasi ad emigrare. Per fortuna il mio lavoro aveva fatto un progetto che era un vaccino per la pertosse a quei tempi, che era all'avanguardia nel mondo. Questo ha attratto una ditta californiana, una biotech, si chiamava Chiron Corporation, a Siena, a investire a Siena. Quindi ho avuto un investitore californiano che è arrivato a Siena, venuto là non perché eravamo belli o bravi, ma perché avevamo un progetto interessante. Hanno investito, siamo partiti con 200 persone e in 15 anni siamo diventati una delle ditte mondiali più importanti nel mondo dei vaccini, così che nel 2006 una grande ditta come la Novartis ci ha comprato, perché ormai eravamo una cosa stabilita, e adesso dai 200 persone che eravamo siamo circa 1500 e stiamo continuando a investire e a trarre investimenti. Una cosa che sono riuscito a fare e che era un mio sogno è quello nel 2008 di mettere su questo istituto che fa vaccini per paesi poveri, che lo chiamo farà i vaccini contro la povertà. Lo vedremo in dettaglio adesso. Questa è un pochino la storia. Adesso volevo essenzialmente raccontare un pochino l'esperienza di quello che faccio io, per spiegare quello che succede. Io ormai da tempo lavoro con un batterio terribile, si chiama meningococco, fatto di 5 serotipi A, B, C, Y, W, e la meningite tutti la conoscono perché è una malattia terribile. Quando colpisce, anche oggi, ci sono 3 esiti possibili. Uno è la morte, altri danni permanenti, amputazione gambe, braccia, così via, danni permanenti per la vita. E questo succede in altissima frequenza, anche oggi. Io ho lavorato dagli anni 80 per fare cercare di fare un vaccino a questa batteria. E negli anni 80 non era possibile. Non era possibile perché il batterio, nessuno era riuscito per un secolo a fare un vaccino. A un certo punto è arrivata una tecnologia nuova che si chiamava glicoconiugati. Essenzialmente si prendeva un polisaccaride e si legava una proteina. Innovazione magica, questo vaccino funzionava benissimo. Con questo vaccino funzionava benissimo, sono stati i primi nel mondo a farlo negli anni 90. Sono andato in Inghilterra dove avevano problemi con meningococco C. E lì hanno aperto il paese, essenzialmente abbiamo lavorato per 10 anni con il governo inglese per sviluppare un vaccino contro il meningococco C. L'anno 2000 hanno cominciato a vaccinare tutto il paese da 2 mesi di età a 18 anni. Quello che succede, qui vi faccio vedere una diapositiva dei dati, casi di meningococco, in rosso l'anno prima della vaccinazione, aumentavano tutte le settimane dell'anno.
L'anno dopo, giallo, i casi erano più dell'anno precedente, abbiamo cominciato a vaccinare, si sono appiattiti, l'anno dopo scomparsi. La malattia nel giro di un anno è scomparsa. E da allora è scomparsa in tutti i paesi del mondo dove questo vaccino è stato messo e nelle regioni italiane che lo hanno adottato. Sono passati 10 anni, cosa è successo? In 10 anni abbiamo, solo in Inghilterra, prevenuto 10.000 casi, 1.000 bambini o giovani che non sono morti, 2.000-3.000 persone che avrebbero avuto danni permanenti, che essenzialmente stanno bene, vivono una vita tranquilla e felice e producono lavoro perché per un vaccino così. Questa è una cosa di cui sono molto orgoglioso. Con questa esperienza abbiamo fatto un vaccino fatto contro 4 dei serotipi che causano la malattia. Questo è stato registrato quest'anno, prodotto in Italia, sviluppato in Italia, registrato tutto il mondo. Siamo gli unici a produrlo in questo momento. Questa è una bella notizia. La prossima. Vi ho detto all'inizio c'erano 5 meningococci. 4 ne abbiamo risolti. Il 5° non lo potevo risolvere con questa tecnica del 1980, con la tecnica della glicoconigazione. Non lo potevo risolvere perché questo batterio è più sveglio degli altri, è usato come polisaccaride, un polisaccaride che sta nel nostro organismo, quindi non lo posso usare. Quindi io mi trovavo nel metà degli anni 90, come tutta la comunità scientifica, con un secolo di fallimenti nel cercare di fare un vaccino per questo batterio. E io sono arrivato alla conclusione che con le tecnologie che avevamo a quel tempo non era possibile risolvere questo problema. È qui che un giorno Craig Venter, nel 95, ha pubblicato il primo genoma di un batterio. Questa è la tecnologia nuova, dirompente, una conoscenza che nessuno poteva immaginare prima. E poco dopo che lui aveva pubblicato questa cosa sono andato a trovarlo e gli ho chiesto se le interessava sequenziare il genoma di questo batterio del meningococco B che causava questa malattia per cui non c'era soluzione. È stato molto gentile, ha detto che avrebbe sequenziato questo genoma, abbiamo cominciato questa collaborazione, è stata una cosa bellissima perché questo era ancora prima del genoma umano, mentre lui sequenziava il genoma del batterio, noi ci mandava le sequenze del computer, noi le lavoravamo giorno e notte e abbiamo capito che era un mondo nuovo. Era un mondo nuovo perché essenzialmente avevamo capito che le tecniche vecchie non ci riuscivano, le tecniche vecchie partivano dai principi di Pasteur, si cresce i microrganismi, si fanno i vaccini in modo classico. E noi per la prima volta invece di partire dal microrganismo partivamo dall'informazione che Craig Venter ci dava che stava in un computer. Abbiamo cominciato a risolvere un problema disegnandolo al computer invece di lavorarlo nel modo classico. Abbiamo dato un nome a questa nuova tecnica, l'abbiamo chiamato reverse vaccinology, ormai la adoperano tutti e essenzialmente da allora abbiamo cominciato a sviluppare il vaccino, abbiamo fatto un vaccino, come diceva Craig Venter, questo vaccino è adesso alla fine della fase 3 e pensiamo di sottomettere la domanda di registrazione quest'anno in Europa. E se questo succede, essenzialmente riusciremo a eliminare probabilmente dalla faccia della Terra una malattia come la meningite, che se avete visto un caso non vorreste mai vedere un altro. Questo per dirvi che essenzialmente non c'era una soluzione tecnica, Craig Venter ha portato una nuova tecnologia e questa tecnologia è servita per risolvere un problema pratico di salute che prima non era possibile. Questo è quello che la tecnologia può fare. Adesso Craig Venter ha fatto questo nuovo balzo tecnologico strepitoso, la possibilità di sintetizzare genomi e dargli vita. E adesso stiamo pensando come usare questa nuova tecnologia per il bene dell'umanità del futuro. Quindi ormai le nuove tecnologie ci permettono di fare cose, vi ho dato 2 esempi, 30 anni fa nessuna delle 2 cose di cui vi ho parlato sarebbero state possibili. Oggi sono possibili e ci sono altre cose che diventeranno possibili. Come le useremo?